Buongiorno, siccome non è venuta la registrazione mentre eravamo in aula, purtroppo per un problema tecnico, ripeto qualcosa di quello che abbiamo detto in aula perché diciamo, le lezioni dell'anno scorso che vi metterò a disposizione ovviamente non sono proprio uguali, però insomma vediamo. Allora, dunque avevamo parlato delle promise e quindi nella prima parte abbiamo detto che le promise sono sostanzialmente in grado di semplificarci la gestione della programmazione asincrona nel momento in cui avremmo a che fare con delle callback. Invece, promise è un oggetto che viene diciamo, creato e che mantiene lo stato del risultato dell'operazione che avremmo invece gestito con le callback. Questo è il modo col quale gestiamo l'operazione. Quindi creiamo con new una promise il cui costruttore prende come funzione l'operazione da eseguire in maniera asincrona, la cosiddetta executor function. Questa funzione deve prendere due parametri, resolve e reject, che verranno chiamati quando l'operazione asincrona sarà terminata. Quindi adesso andremo a vedere degli esempi in cui usiamo queste promise, quindi creiamo una promise come valore di ritorno di una funzione, la wait che vedete sulle slide, e poi andremo a consumarla andando a utilizzare il suo valore una volta che è stata fulfilled o rejected, come vediamo nel codice. Quindi nel codice abbiamo quello che c'è sulle slide. Quindi nel momento in cui vogliamo risolvere la promise dopo un certo periodo di tempo, passeremo alla setTimeout, che è una funzione di sistema che prende come callback la funzione da chiamare, la resolve. E se invece abbiamo dei problemi, passeremo la reject in maniera da semplicemente dire che la promise non è più in stato pending, ma ha uno stato finale, che è lo stato rejected, eventualmente passando un valore, come abbiamo visto nel codice. Andiamo a vedere come facciamo ad agganciare questi valori da parte una volta che la promise è stata portata in stato fulfilled o rejected. Col then andiamo a prendere con una callback il valore nel momento in cui la promise è fulfilled. Questa callback verrà chiamata comunque nel momento in cui la promise è fulfilled. Se prende un parametro, è quello che viene passato, come vedremo tra poco, in fase di chiamata dalla resolve. Prende anche un secondo parametro, che è la callback da chiamare, opzionale, la callback da chiamare in caso di reject, ma non è quasi mai usato perché si usa poi il catch, come vediamo nella seconda riga nella slide. Però nel caso in cui si volesse usare è possibile farlo. Il catch invece è la maniera con la quale andiamo ad agganciare il fatto che la promise è conclusa con una rejection e appunto anche questa callback prende come valore il valore che passiamo alla reject quando lo chiamiamo. E poi abbiamo il final, analogamente al caso try catch che viene eseguito comunque, quindi c'è una callback che non prende parametri in questo caso e che viene eseguita comunque, per esempio, per chiudere risorse, rilasciare risorse, eccetera. Quindi per evitare di scrivere la stessa cosa sostanzialmente nella then e nella catch, oppure nei due parametri della then. Notate bene che entrambi, cioè tutti questi metodi, ritornano delle promise. Questo è possibile perché così ci rende possibile mettere diciamo, in sequenza le varie chiamate then, catch, final, eccetera, come abbiamo fatto prima nell'esempio che abbiamo visto in precedenza. Perché? Perché solo le promise hanno a disposizione nell'oggetto dei campi, e quindi delle proprietà, che di fatto sono poi dei metodi che possono essere richiamati.
questa maniera appunto possiamo mettere tutto diciamo un'unica catena e le callback vengono chiamate solamente al verificarsi della condizione della promise che entra, cioè che entra in stato o fulfilled o reject o in ogni caso appunto con la finally. Nel codice, andiamo a vedere il codice, quindi possiamo appunto volendo fare l'esempio della finally che non prende alcun parametro e andare a fare una qualsiasi operazione, per esempio di stampa come facciamo sempre, eseguito in ogni caso, oppure per esempio di logging e così via, rilascio di risorse, logging eccetera. Quindi dopo 2 secondi, se la promise è fulfilled, viene eseguito. Perché la promise solo dopo 2 secondi diventa fulfilled e prima sta in stato pending. Se invece è rejected, siccome non abbiamo usato l'asset timeout, immediatamente viene risolto in stato reject e quindi si va nel catch a fare l'operazione nel catch e poi nel finally. Ok, quindi vediamo meglio la questione relativa ai parametri. Resolve reject, come avete visto, possono prendere nessun parametro o alternativamente possono prendere anche un solo parametro. Questo solo parametro è il parametro che verrà restituito nella callback della then o della catch. È possibile passare più parametri, ma sostanzialmente vengono ignorati. Perché? Perché così l'hanno pensato chi ha inventato le promise. Questo è molto utile per dare dei valori alle promise, quindi farli funzionare come l'oggetto, valore di ritorno, che temporaneamente non è impostato, ma viene ritornato immediatamente da una funzione asincrona, per compiere un'azione asincrona, e poi poter dare, una volta risolta la promise, il valore di ritorno oppure un eventuale errore, quindi x o y. Che è proprio la maniera in cui abbiamo utilizzato questo codice. Quindi, ecco, fate attenzione nella setTimeout, la resolve, è come se avessero scritto resolve con qualche valore, ma la setTimeout chiama il suo primo parametro, che è la callback, con un valore che è quello che mettiamo dopo il secondo parametro, ok? Quindi, perché? Perché la setTimeout funziona in questa maniera, l'avevamo già visto quando funziona, quando abbiamo provato la setTimeout. Ogni funzione funziona, come dire, a modo suo in questo senso. Qui allora avevo dimenticato una parentesi tonda, anzi c'era di troppo sulla X. Quindi correggiamo, ecco, nel parametro, riproviamo e ecco che viene stampato il 3, che è il parametro passato dalla setTimeout alla resolve, quando è passato il tempo, è scaduto il tempo. E quindi l'abbiamo agganciato nella callback passata alla then. Ok. In caso di reject, anche qui possiamo passare un parametro. In effetti io sto passando un nuovo oggetto di tipo errore. Avrei potuto passare una stringa, un numero, qualsiasi cosa che volevo. Di solito quando si crea un errore si passa un oggetto di tipo errore, ma vabbè, insomma non è indispensabile. Però per chiarezza abbiamo fatto così e poi viene preso il valore, ho fatto toString per comodità per poter stampare il contenuto. È possibile mettere in catena le promise, che è uno dei principali come dire, scopi delle promise, no? Come vedete nell'esempio a destra, abbiamo una funzione asincrona getRepoInfo che sostanzialmente ritorna una promise sulla quale posso chiamare punto then e fare delle operazioni, quindi andare a prendere il valore di ritorno e così via, senza dover annidare le callback, perché avrei potuto fare le stesse cose con le callback, no? Io scrivo diversamente la getRepoInfo e faccio la stessa cosa con le callback.
Invece, però avete visto, diciamo, il callback L di cui parlavamo prima. Così invece è molto più lineare, vedo che c'è il valore di ritorno, repo, che prendo, processo, getIssue, con getIssue repo, questa è un'arrow function, ricordatevi che l'arrow function ha un valore di ritorno, io devo sempre ritornare qualcosa nel den, altrimenti questo valore non passa al den successivo, e passerà sotto forma di promise fulfilled. Ok? Se fosse rejected andremo a finire nella parte catch, quindi sulla prima catch che troviamo e poi ovviamente la finally. Quindi questo è il meccanismo e bisogna sostanzialmente ricordarsi ogni volta di ritornare un valore, che con le arrow function, con la singola espressione automatica, altrimenti dobbiamo farlo manualmente. Aperta graffa, return, get issue, return, get owner, eccetera. Quindi mi raccomando di ricordarsi questo aspetto perché ogni tanto, appunto, magari si fanno, che so, due operazioni per dire si apre la graffa, si fanno due operazioni, nel momento in cui si apre la graffa bisogna esplicitamente scrivere return anche con l'arrow function. E poi se ci sono problemi, appunto, c'è la catch o il finally, che è per esempio un'azione di log, come si vede al termine. Quel parametro underscore non è nient'altro che una variabile qualsiasi, in JavaScript è un nome valido di una variabile, che diciamo per convenzione indica una variabile dummy, una variabile che non andiamo ad utilizzare nel nostro codice, però abbiamo bisogno di specificarlo, vogliamo specificarlo, possiamo farlo in questa maniera. Quindi questo è l'esempio appunto che funziona con una funzione. Diciamo che ci restituisce una promise perché appunto abbiamo bisogno poi di poter richiamare il metodo then e di conseguenza siccome then catch finally ritornano tutte promise possiamo andare a usare questo sistema. Quindi si usano sostanzialmente analogamente come diciamo l'equivalente del try catch, solo che il costrutto sintattico è diverso perché in realtà sono metodi che vengono richiamati, ritornano delle promise e agganciano al fatto che la promise sia risolta una callback da chiamare successivamente, che verrà poi messa diciamo sul call stack, anzi scusa, sulla callback queue. E poi nel momento in cui non c'è niente in esecuzione verrà eseguita dall'interprete JavaScript e quindi passerà al call stack, cioè al codice correntemente in esecuzione. Quindi qui vediamo ancora, diciamo, semplicemente che con gli oggetti ovviamente poi possiamo trattarli come riteniamo e soprattutto dobbiamo essere noi che sappiamo sulla base di cosa decidiamo di far ritornare o ci ritorna la getter e poi info come gestire gli oggetti stessi, se vanno passati altre funzioni, se bisogna prendere un campo particolare o un RD piuttosto che altro, perché sono oggetti di cui conosciamo le proprietà. Questo è diciamo, una notevole differenza rispetto ad avere la catena di callback annidate, che ovviamente sono difficili da scrivere, da leggere e piuttosto ingestibili da questo punto di vista. Ecco, nel momento in cui usiamo delle altre API, come le API a disposizione all'interno dei browser per caricare dei dati in maniera sincrona da un server web, abbiamo a disposizione delle funzioni, come la fetch, che ritornano delle promise. Questo quindi è il motivo per cui non solo vogliamo conoscere bene il funzionamento delle promise, alla fetch passiamo l'URL da caricare, poi ci ritorna una promise. A cui noi andremo a agganciare status, che non è nient'altro che una funzione, quindi una callback, che prenderà come parametro ciò che ci dà indietro la fetch, che è un particolare oggetto. Questo oggetto è definito dal funzionamento della fetch, e la fetch ci darà un oggetto che ha una serie di proprietà, tra cui per esempio status, che è il codice di stato, cioè l'oggetto
lo stato del protocollo, quindi che so 200 ok per HTTP, oppure appunto un codice della serie 200 vuol dire che è andato tutto bene e così via. A questo punto, se è andato tutto bene, io posso creare una nuova promise già risolta, quindi qui vedete una cosa un po' diversa da prima, non più la new promise, eccetera, ma direttamente con un metodo statico di promise, creare una promise risolta con un certo valore, response, che è l'oggetto che mi interessa passare avanti nella catena dei then. Quindi la secondo then, il then JSON, riceverà di nuovo response che viene passato avanti. Se invece c'è stato un problema, creerò una promise reject con l'apposito metodo promise.reject in cui inserisco quello che voglio, generalmente non più il valore perché non avrà senso, non ci sarà la risposta e così via, ma ci sarà un qualche stato di errore. Ok, quindi poi abbiamo il then JSON, che è di nuovo un'altra callback, quindi è una funzione che prende come parametro ciò che è passato come valore dal then precedente, quindi dal promise sul field, e fa il parsing in JSON, che sarà il formato che andiamo a usare per parlarci col server web, e questa risposta viene fornita dalla JSON, che è un metodo di response, sotto forma di nuovo di promise. Infatti andiamo ad utilizzare nella fase successiva di nuovo con un altro callback data che a questo punto contiene i dati diciamo proprio sotto forma di oggetto JavaScript, array oggetto JavaScript secondo di cosa abbiamo tirato fuori dal JSON, che poi può essere lavorato, processato nel consueto metodo modo anzi in JS in JavaScript, stampandolo, facendo quello che vogliamo andare a fare nel nostro codice. Quindi qui facciamo sempre i nostri console log, ma di per sé in un'applicazione web vera possiamo, non so, visualizzare il contenuto da qualche parte nella pagina e così via. Nel momento in cui abbiamo la necessità di eseguire più azioni asincrone in parallelo, cosa possiamo fare? Bene, dunque, la promise prende un unico parametro che è la funzione, l'executor function, e quindi fa solo un'azione. Se ho bisogno di farne più in parallelo, ho il metodo statico promise.all dell'oggetto promise, prende come parametro un array di promise, quindi io devo aver già creato le mie promise e semplicemente questo mi restituisce di nuovo un ulteriore promise che diventerà fulfilled. Comunque passerà dallo stato pending a uno dei stati fulfilled o reject solamente nel momento in cui tutte le promise hanno perso lo stato pending e hanno risolto, quindi con successo o no, l'operazione che devono svolgere. Per esempio, voglio caricare, che so, tre risorse dal web, lo posso fare in parallelo nel mio codice dell'applicazione web. E voglio sapere quando tutte e tre hanno terminato. Questo è un modo. Quando la promise restituita da promise.all sarà fulfilled o rejected, tutte avranno finito e saranno terminate in qualche stato. E poi, diciamo, con il valore di ritorno della promise che sarà agganciato, come abbiamo visto prima, nel then o nel catch come parametro della callback passata, lì ci sarà questa volta un array, anzi, anziché un singolo valore, lì posso andare a fare le mie analisi, a vedere se tutto ha avuto successo, eccetera, e quindi ho, diciamo, la possibilità di accedere alle singole promise e conoscerne il loro stato. Quindi questo, diciamo, potrà capitare nelle applicazioni web nel momento in cui dobbiamo sostanzialmente andare a fare caricamenti in parallelo dal server, per esempio, per evitare di farli uno dopo l'altro nel momento in cui soprattutto i server sono differenti. Dallo stesso server può aver senso perché diciamo, una CPU può avere, diciamo, la possibilità di fare più operazioni contemporaneamente, però insomma un senso limitato. Poi c'era anche il promise race. Chiaramente il promise race funziona invece diversamente e ritorna una promise che perde lo stato pending quando va in fulfill o reject solamente quando, cioè non appena, anzi una delle promises passate come parametro, come array, nell'array
che è il parametro della race, diventa fulfill o reject. A cosa ci può servire? Beh, per esempio, carico una risorsa da tre posti diversi cercando di fare il prima possibile, e quindi mi interessa non appena arriva la prima, e le altre semplicemente poi le butterò via. Quindi questo è un possibile caso d'uso, ovviamente un po' più raro, diciamo, del caso della promise all. Però appunto, visto che parliamo di promise, tanto vale, diciamo, conoscere questo caso d'uso. Ok, quindi ecco, arriviamo poi alle async await. Che ci consentiranno di, diciamo, migliorare ancora la situazione rispetto al caso delle promise, no? Le promise sostanzialmente, diciamo, ci hanno consentito di scrivere il codice in maniera più leggibile evitando l'annidamento. Con la async await andremo verso un qualcosa tipo codice sincrono, no? Quindi ES8, che non è il linguaggio di riferimento che stiamo usando nel corso, perché parliamo tendenzialmente di S3, S6, ma diciamo in S8 sono state introdotte due nuove parole chiave del linguaggio, async await, che sostanzialmente ci consentono di scrivere del codice asincrono che sembra codice sincrono tramite l'uso di promise implicite. Ogni tanto non le vedremo più esplicitamente, però è come se ci fossero. In effetti poi possiamo usare il punto then e così via, come vedete nell'esempio di sotto. Come sapete, possiamo eseguire le S8 diciamo in Node, perché usiamo l'ultima versione, quindi supporterà ben più delle S8, cose più recenti, oppure anche all'interno dei browser se sono sufficientemente recenti, oppure nel momento in cui andiamo a utilizzare un sistema come React e così via, eventualmente il sistema ci farà la compilazione, no? Il transpiling, cioè la, diciamo, traduzione del codice nuovo in codice più vecchio, quindi emetterà per noi new promise, eccetera, insomma inserirà tutto il necessario per farlo funzionare equivalentemente in S6, eliminando le keyword che il nuovo, cioè che il vecchio versione del linguaggio S6 non è in grado di capire, cioè async await, ma scriverà del codice perfettamente equivalente. Quindi, come funzionano queste keyword? Bene, allora nel momento in cui mettiamo async davanti a qualsiasi funzione che ritorni un valore, tanto tutte le funzioni ritornano un valore, anche quelle che non hanno return perché ritornano undefined, abbiamo detto in JavaScript è così, queste automaticamente ritorneranno una promise, implicitamente, nel senso non la vediamo scritta, ma come se ci fosse scritto return new promise. Se ritorniamo un valore, come nell'esempio return test, questo valore sarà una promise risolta. E vedremo poi tra poco come fare a gestire il caso in cui la promise non ritorni un valore, diciamo, cioè ci sia la promise ma sia rejected. E poi nel momento in cui diciamo, abbiamo la possibilità di usare async await, la parola chiave await ci servirà per chiamare una funzione asincrona, che può essere una funzione asincrona definita con async, oppure una funzione che semplicemente ritorna una promise senza necessità di chiamarla async, di definirla async, e questa ci consente di fare in modo che il codice del chiamante si fermi fino a che la promise va via dallo stato pending e quindi è risolta o rigettata. Quindi fa resolve o reject. Quindi questa await fa sì che riusciamo a bloccare il nostro codice, e ovviamente siccome blocchiamo l'esecuzione del nostro codice potremmo fare questa operazione, quindi inserire la keyword await, scusate, solamente dentro le funzioni definite come async, ed è il motivo per cui quindi esiste anche la parola chiave async. Nel momento in cui abbiamo la funzione async, questa ritorna una promise, quindi noi possiamo poi tranquillamente usare tutto quello che abbiamo visto per le promise fino ad adesso. Quindi sarà una promise fulfilled e possiamo quindi scrivere punto then e andare a
a usare il valore, e qui lo usiamo tramite dicendo di usare come callback console.log. Console.log da sola è la callback, quindi il riferimento alla funzione che stampa, che prende un parametro che è quello che sarà il valore della promise risolta. Mi raccomando di capire bene questa cosa. Ecco, nel momento in cui sarà rejected, poi vediamo come si può fare. Qui sarebbe semplice, nel senso basterebbe aggiungere un punto catch, ma come fare a creare un reject, quindi una promise rejected da dentro funzione async, è un attimino meno intuitivo. Si dovrà sostanzialmente lanciare un'eccezione, cosa che avverrà automaticamente quando usiamo la wait, però ne parliamo tra un istante. Ecco, le funzioni async, operano in un ordine separato dal resto del codice, cioè tramite l'event loop, nel senso che vengono eseguite, cioè vengono poste nella coda delle callback e eseguite quando è possibile. Ritornano una promise implicita, come risultato, quindi come se ci fosse scritto dentro return new promise, eccetera, eccetera, indipendentemente da quello che abbiamo scritto. E cosa ha come valore la promise? Appunto il valore di ritorno della funzione. Beh, però il vantaggio è che hanno l'aspetto di una funzione normale, diciamo così, sincrona, no? Semplicemente abbiamo scritto una parola chiave in più, async, davanti. E ovviamente possono essere qualsiasi tipo di funzione. Quindi posso fare anche le async delle arrow function e così via, quindi no, non c'è problema da questo punto di vista. Quindi non spaventatevi dal fatto che non si vede la promise, ma in realtà la promise c'è e l'abbiamo visto prima perché abbiamo potuto scrivere punto then. Se non ci fosse quello, se noi facciamo che so, return di una stringa dentro una funzione async, chiaramente una stringa non ha il metodo punto then, che appunto stiamo vedendo adesso. Await ci consente di attendere che una promise diventi fulfilled o rejected, quindi non, diciamo, perda il suo status di pending e diventi risolta in qualche maniera, con successo o no. Può essere solamente usata dentro una funzione asincrona perché blocca, potenzialmente blocca, perché la promise ci mette del tempo a diventare, passare dal pending a result o reject. Quindi la wait blocca l'esecuzione del codice all'interno della quale si trova, però non è che blocca tutto, quindi sostanzialmente consente al resto del codice che è in coda nella callback queue di essere eseguito. E poi una volta che la promise sia risolta, diciamo il resto del codice di quella funzione riparte da quel punto e verrà messo in coda nella callback queue. E poi quando si può verrà eseguito. Ok? Quindi questo è il funzionamento, perché non vogliamo ovviamente bloccare facendo in modo che non si possa fare niente altro, perché se no sì, ovviamente lo scopo di tutta la programmazione asincrona finisce, no? Nel momento in cui diciamo, l'esecuzione riparte, quale valore avrà l'espressione con await? Avrà come valore di ritorno appunto il valore della promise fulfilled. Quindi quell'espressione può essere una funzione che ritorna una promise. Nel momento in cui la promise è fulfilled, avrà un suo valore che è quello che prende e va a finire in return value. Se la promise invece è rejected, cosa succede? Perché qui abbiamo solo un valore di ritorno che può essere qualsiasi cosa, quindi non possiamo tramite il valore di ritorno esprimerci sul fatto che la promise ha fatto reject. E allora il meccanismo che hanno studiato è questo, ossia l'espressione await lancia un'eccezione che contiene il valore della promise rejected. Quindi se ci interessa dobbiamo agganciare l'eccezione, quindi con un normale try catch del linguaggio.
E ecco, poi vabbè, ci sono una serie di dettagli, nel senso che se il valore della weight non è, cioè il valore dell'espressione che segue la weight non è una promise per qualche motivo, perché ci siamo sbagliati, non abbiamo chiamato una funzione async, un valore diretto, eccetera, è semplicemente convertito in una promise risolta. Quindi questo è il meccanismo di funzionamento. Lo sarà, diciamo, immediatamente non appena abbiamo il valore. Quindi fa anche automaticamente questo tipo di conversione. Quindi ci sono poi tutta una serie di regole. Se voi andate a cercare in rete diciamo, la specifica di funzionamento delle promise, vedrete cosa succede, come devono comportarsi in ogni caso. Noi vediamo i casi più comuni, che però sono anche quelli che di fatto andiamo ad utilizzare. Quindi nel caso di valore, diciamo, definito, sostanzialmente questo viene trasformato in una promise di tipo fulfilled immediatamente, quindi non c'è bisogno di passare per la promise di tipo pending, è direttamente una promise di tipo fulfilled che viene restituita come appunto se fosse una promise di tipo fulfilled che è il valore di ritorno di quell'espressione. Questo mi raccomando, è da ricordarsi perché questa scrittura, come vedremo negli esempi, è molto comoda, await, eccetera, blocchiamo, però poi spesso finisce che facendo in questa maniera non andiamo a gestire il caso degli errori, che invece ci viene più naturale nel momento in cui scriviamo then, perché alla fine poi possiamo mettere un catch e risolvere così il problema. Mettere il try catch non è così comodo. Vediamo quindi un esempio di async await, e quindi ci facciamo il nostro solito esempio col timeout, creiamo una funzione che ritorna una promise e poi andiamo a chiamarla con la await. Per far ciò dobbiamo chiamarla dentro una funzione async, perché abbiamo detto async è necessario avere una funzione definita async per poter utilizzare la await. E non possiamo fare la chiamata direttamente chiamiamolo così, dal main, dallo scope globale, perché non possiamo definire async, diciamo, l'esecuzione dello scope globale. Se blocchiamo lo scope globale, l'esecuzione dello scope globale diventerebbe un po' un pasticcio. Quindi come funziona la prima funzione? Ritorna una promise, qui abbiamo messo semplicemente resolve anziché resolve reject, ma sapete che JavaScript in questa maniera, in questo senso è molto poco schizzinoso, nel senso che vabbè, dovremmo passare una funzione che prende due parametri, noi usiamo il primo, che tanto il secondo non lo usiamo mai, e diciamo il primo che comunque ci viene mappato sul primo parametro della funzione esecutrice, quindi resolve, e lo chiamiamo con un parametro, quindi resolve della stringa dopo 2000 millisecondi, cioè 2 secondi. Vedete, a differenza di prima, qui abbiamo scritto direttamente la callback che chiama resolve. Prima avevamo messo resolve 2000 e poi un terzo parametro che veniva passato dalla setTimeout alla resolve. E poi sotto abbiamo la funzione async che andrà a fare await di quella sopra, e quindi lì il codice si bloccherà. E altro da fare andrà a farlo, e poi nel momento in cui la promise viene risolta, quindi dopo 2 secondi, riprende l'esecuzione da quel punto. In result ci sarà il valore che abbiamo messo in resolve, cioè la stringa resolved, e poi si prosegue appunto con console log result e così via. Questa funzione async restituisce una promise. Async call quindi avrà come valore una promise, su cui non facciamo niente. Avremmo potuto scrivere then, catch, eccetera, ma siccome non ci interessa il valore, perché abbiamo deciso di scriverci console log e neanche mettere un valore di ritorno, diciamo non facciamo niente e andiamo avanti così. L'alternativa sarebbe stata, appunto, poi la vediamo dopo, di restituire un valore e di provare. Quindi, e di agganciarlo poi nel then. Quindi qui abbiamo il codice delle slide, come sempre. Questo codice delle slide. E fa return new promise, andiamo a provarlo, async call, eccetera, calling resolved, ok?
Quindi il resolved è passato nel result, const result alla linea 13 e poi è stato stampato nella 14 console log, ma il console log è stato eseguito solamente dopo che è stata risolta la promise, cioè ci siamo bloccati sulla wait alla linea 13 per quanto riguarda il flusso di esecuzione di questo codice. Nel frattempo ovviamente JavaScript avrebbe potuto fare del resto. Questo lo sottolineo sempre perché altrimenti se ci bloccassimo senza possibilità di fare niente, ovviamente questo sistema non servirebbe più a nulla. Quindi il valore di ritorno della wait è il valore collegato alla promise fulfilled. Qui abbiamo fatto semplicemente un console log result, no? Quindi abbiamo stampato, ma avremmo potuto anche passare questo valore come valore contenuto nella promise di tipo fulfilled, restituita dalla funzione async in maniera implicita. Quindi se noi facciamo un return dentro la funzione async, possiamo poi agganciare il suo valore col then, come abbiamo fatto finora con le promise. Il valore, se non lo mettiamo, sarebbe implicitamente undefined, quindi ovviamente noi ce ne facciamo niente dell'undefined, ma se abbiamo un valore da restituire per qualche motivo, lo mettiamo. Quindi come facciamo qui nell'esempio, return end, e andiamo a prenderlo e stamparcelo col console log, con la sync call. Perché la sync call è una promise a cui agganciamo il console log che viene eseguito nel momento in cui la promise è risolta in maniera fulfilled, quindi con successo, e viene chiamato console log che prende come parametro ciò che viene passato dal then, che è il valore della promise fulfilled, e quindi quel rand. Avremmo potuto in alternativa scrivere, come vedete, x freccia console log x, quindi passare una callback che esplicitamente prende un parametro e poi lo stampa. Questa ovviamente la console log è già fatta in questa maniera, quindi posso scrivere direttamente console log, se no dobbiamo scrivercela noi, diciamo nella maniera che riteniamo per gestire il valore che ci viene restituito dalla funzione async. Quindi, ovviamente, può funzionare anche senza then e catch. Se il valore non ci interessa, chiaramente non abbiamo problemi. Semplicemente quel valore viene buttato via. Sì, c'è una promise, ma io tanto non me ne faccio niente, volevo solo aspettare. Va bene, non mi faccio niente del valore, non lo uso. Quindi dipende ovviamente dal chiamante decidere cosa farne di questa promise. Quindi sia che essa sia fulfilled, sia che essa sia rejected. Quindi, quindi andremo poi a vedere come usarle diciamo in casi più reali, che però non possiamo provare nel Visual Studio. Perché? Perché il Visual Studio fa girare, cioè proviamo il codice in Node che non è l'ambiente del browser, per cui non possiamo fare fetch, caricare dei dati da un server, eccetera, eccetera. Ecco, facciamo un esempio simile a quello che avevamo fatto in precedenza, in cui avevamo una funzione asincrona, quindi che ritorna una promise. Anche questa, anche se non c'è scritto async, di fatto è una funzione asincrona perché ritorna una promise, in cui passiamo il tempo, no? Quindi si risolve dopo tot millisecondi, ma se abbiamo un problema. Quindi per esempio passiamo un valore negativo, facciamo reject, così vediamo la gestione degli errori. Quindi cambio il nome del file, così lo trovate poi, diciamo, comodo
sul git separato dall'altro esempio, e quindi mettiamo come parametro che sono i millisecondi e andiamo a scrivere il codice. Quindi se millisecondi minore di 0, semplicemente facciamo reject. Di che cosa? Potremmo mettere una stringa, che è possibile, o facciamo new error se vogliamo gestire un errore, se no anche solo una stringa, un valore qualsiasi che decidiamo noi. Altrimenti set timeout, ok, che questo già funziona, è già corretto. Quindi nella async call, a questo punto, se noi allora cambiamo il nome della funzione, after ms, quindi dopo un tot di millisecondi, proviamo che tutto funzioni, quindi salviamo, quindi diamo il parametro, eseguiamo, tutto funziona. In realtà qui poi mi sono sbagliato, eseguivo il codice vecchio, quindi avevo cambiato il nome del file, quindi stavo ancora eseguendo il codice vecchio. Quindi ovviamente adesso non funzionerà perché sto eseguendo il codice vecchio. Dovrebbe passare per il reject. Appunto questa await lancerebbe un'eccezione. Perché? Perché non c'è modo di dire al valore di ritorno che non è valido. Quindi adesso attendiamo che mi accorga di aver sbagliato il nome del file, ecco. Quindi adesso eseguiamo correttamente il nome del file, giusto, che stiamo editando, e appunto c'è un quote exception, cioè un'eccezione non agganciata, che non c'è ovviamente se diamo un valore buono, quindi 1000 millisecondi, quindi un secondo. Meno 1 invece ci provoca l'eccezione. L'eccezione, se non viene gestita da nessuno, arriva al livello dello scope globale, poi è un errore come gli altri che ci bloccano il programma. Quindi mi raccomando, poi in un'applicazione web finisce che questo errore qualcuno lo deve gestire. Va in console, va bene, ma se dovevo fare delle azioni, poi non so, c'è qualche malfunzionamento nell'applicazione web, per cui una cosa non si vede, non si aggiorna un pezzo di pagina e così via. Quindi mi raccomando di fare attenzione, va bene scrivere le await, ma cioè, vediamo di essere coscienti del fatto che ci possono essere degli errori. Quindi proviamo a inserire il try catch. Proprio il try catch classico che non abbiamo per ora mai utilizzato in JavaScript, se non sbaglio, quindi catch con un pezzettino di possibilità di scrivere del codice, e come sempre facciamo i nostri console log per comodità, quindi eccezione o exception, insomma, un po' lo stesso, e andiamo a stampare, così vediamo anche come è fatta un'eccezione. Ok, negative delay, quindi ci viene di fatto il messaggio, quella è sostanzialmente il valore della promise rejected, negative delay. Ecco. Quindi abbiamo gestito la promise rejected con la wait. Ve lo dico appunto perché poi scrivendo nel web, codice nelle applicazioni web, è tanto bello scrivere await await, ma poi c'è un problema e insomma finisce che il programma va in crash, che ovviamente è una cosa che non deve succedere su un server e neanche possibilmente sul client. Perché? Perché di solito finisce che c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe, non si aggiorna una pagina e così via. La pagina e così via. Ecco, c'è poi quel undefined che è uscito da dove? Dunque, ricordate che async function async call è una funzione asincrona, quindi ritorna una promise. E quindi qualsiasi ramo che io eseguo, a un certo punto c'è un return. Se non c'è esplicitamente, è implicito. Il return implicito di una funzione JavaScript è undefined. Ok?
Sopra c'è return end nel try e qui è come se ci fosse scritto return undefined. E il then prende quel valore. Quindi dalla sync function a sync call, siccome ho messo il try catch, esce fuori una promise fulfilled. Questa promise fulfilled ha un valore ed è il valore di ritorno. Quindi se non metto niente undefined, se no metto un valore, return eccezione, vedete che viene fuori eccezione. Il then console log della linea 26 stampa quel valore. Quindi è una funzione async, il valore di ritorno è il valore della promise fulfilled. Ok? Se invece lancio l'eccezione, come è successo prima, ci sarà una promise rejected che mi arriva, posso agganciare col catch alla linea 26 oppure posso appunto di nuovo rilanciarlo nella funzione async e così via. Questo si può fare, dipende da come voglio gestire, però è certo che se incomincio a pasticciare il codice in questa maniera, allora forse mi conveniva fare la catena di then catch. Quindi posso fare il catch mi aggancia poi la promise reject che conterrà error. Quindi x freccia, perché devo sempre passare delle callback, console log x to string. Perché se stampo x mi viene fuori lo stack trace che è un po' brutto da vedersi perché sembra che ci sia un errore. In realtà non c'è l'errore, ma è semplicemente come stampa. E quindi va bene creare l'oggetto error. Ecco, proviamo. Mi sembra di averlo fatto. Sì, ecco, x. Quindi se metto x mi viene fuori lo stack trace che in questo caso è abbastanza limitato, no? Perché? Perché error nel momento in cui viene creato si ricorda lo stack trace, che è comodo, perché appunto di solito lo creo quando c'è un errore, però appunto magari non voglio proprio gestirlo in quella maniera. Ok, quindi questo è semplicemente un dettaglio, come dire, sintattico. Voglio stampare una cosa piuttosto che un'altra dell'oggetto error. Facevo il commit che ovviamente guardando la registrazione già trovate. Quindi un esempio di gestione dell'errore con la await, promise reject in await. Ok, commit push per salvarlo sul repository remoto dal quale poi potete scaricarlo. Quindi adesso possiamo andare a vedere, conosciamo async await, come riscrivere alcune cose che abbiamo visto stamattina con le promise con le funzioni async. Come vedete possiamo usare anche diciamo per le funzioni arrow, async aperta, chiusa, tonda, freccia, come vedete a destra, e vedete che il codice si semplifica. Quindi facciamo console log await, quindi anziché fare data, freccia, console log data, return data, possiamo semplicemente fare await get API data. Questo get API data che sarà una funzione asincrona. Potrebbe anche essere una funzione che restituisce direttamente un valore, però diciamo che beh, per l'esempio sinistra no, ma per l'esempio destra sì, e l'utilità però sarebbe onestamente un po' limitata, no? Perché a sinistra ho bisogno che ci sia il metodo then, quindi solo le promise hanno il metodo then, mentre invece automaticamente su un async, se io faccio cioè per un await, come dicevamo prima, se è un singolo valore, vabbè, questo crea una promise, però funziona anche col singolo valore, mentre lì ho appunto bisogno del metodo then, funziona a sinistra, che hanno le promise fondamentalmente, o quelli che vogliono agire come le promise. Ok. Purtroppo la registrazione dopo si perde le domande che sono state fatte in aula. Ho risposto a qualche domanda, però purtroppo diciamo, cerco di puntualizzarvi comunque lo stesso nella spiegazione dei concetti per le domande che mi ricordo.
Quindi se noi dobbiamo andare a sistemare una serie di punto then, che di solito mettiamo una riga per ognuno per comodità più di lettura, abbiamo di fatto una serie di await e vedete che il codice diventa codice sequenziale, no? Sequenziale che diciamo, prende il valore precedente, lo usa nella funzione successiva e così via. Ovviamente ipotizzando che non ci siano problemi, di nuovo se no devo mettere il mio try catch e se no appunto dall'altra parte devo almeno avere un punto catch per gestire il problema. Però è indubbio che la wait diciamo, risolve molti problemi, resta facile scrivere del codice asincrono. L'unica cosa, attenzione alla funzione, come detto, deve essere async, no? Async function e non posso... E non posso, diciamo, creare una funzione, come si dice, che non sia async e metterci dentro la wait. Come faccio a fare il chaining? Beh, in realtà non si fa il chaining, nel senso una riga dopo l'altra, quindi è molto più facile scrivere il codice, no? Molto più facile da leggere e anche da debuggare. Perché? Perché il debugger, quando c'è la wait, si ferma, in realtà va poi a eseguire il resto del codice asincrono che viene sul callback stack, ma poi a un certo punto ritorna a questo punto nell'esecuzione e prosegue da quel punto. Quindi diciamo è un po' come debuggare del codice sincrono, no? E non è che salta a destra e a sinistra sulle varie callback in cui dobbiamo raccapezzarci noi mentre stiamo usando debug. Tra l'altro si potrà usare il debugger anche nel browser, nei browser standard, quindi è abbastanza utile, vedremo anche poi la prossima volta come fare, quando inizieremo a parlare di web, browser, eccetera. Quindi a questo punto abbiamo visto le promises e async await. Che cosa usiamo? Qui abbiamo cercato di darvi delle indicazioni di massima su come comportarvi con il vostro codice. Quindi la prima indicazione è se ho una funzione, seconda funzione, che dipende dall'output della prima, beh, diciamo che scrivere con la wait, a parte la questione del gestire i problemi, gli errori, ovviamente è la cosa più semplice perché è il codice più naturale da scrivere. Await la prima funzione, valore di ritorno e si passa alla seconda funzione. Se due funzioni possono essere fatte girare, lanciate in parallelo, ha senso, anzi, diciamo, è bene creare due funzioni async differenti e farle girare in parallelo. Creo async oppure che ritorno in una promise e poi la do alla promise all creando un array in cui ho messo il valore di ritorno di queste funzioni che sono appunto delle promise, che non saranno ancora risolte, quindi saranno in stato pending e la promise all mi ritorna una promise che sarà risolta solamente quando entrambe, cioè tutte, sono in uno stato finale, quindi fulfilled o reject. Invece di creare delle grosse funzioni asincrone con molti await internamente, è meglio creare delle funzioni asincrone più piccole, no? Perché? Perché altrimenti scrivo tutto lì dentro e poi se qualcuno vuole riutilizzare il mio codice deve riutilizzarlo diciamo come l'ho scritto, no? E così via. Quindi mi raccomando, lasciamo al chiamante la possibilità di decidere come funziona. Qual è il livello di asincronicità che vuole. Quindi rivediamo gli esempi di prima, quindi l'accesso a database, che vedremo poi, diciamo, nell'esempio pratico col Visual Studio Code. Quindi le funzioni che abbiamo visto, inserisci, print, le faremo diversamente, ma è chiaro che nel momento in cui riusciamo a scrivere in maniera asincrona, il codice, quello per fare le 100 iterazioni, diventa di una banalità eccezionale. Nel senso che appunto await, insert, await, print, count, quindi conta e print. Ovviamente va fatto come funzione async, quindi async function main e poi lo possiamo chiamare, però qui non c'è più il problema del fatto che dobbiamo, cioè l'async, cioè l'insert e il count, diciamo, vengono eseguiti quando vogliono, perché aspetto. Attenzione al potenziale bug. Vedete le due versioni del codice,
qui avevo chiesto qual è quella corretta. Quindi giustamente qualcuno ha risposto che quella a destra è sbagliata. Perché? Perché in realtà la funzione asincrona, quando io chiamo main, viene eseguita, mi restituisce immediatamente una promise in stato pending e poi il codice prosegue. Il codice prosegue e va a eseguire dbclose. E nel momento in cui ho chiuso il DB, è chiaro che non posso più fare operazioni sul DB, quindi tutte le operazioni insert, count, eccetera, che andrò a fare, select, eccetera, e non funzioneranno. Quindi mi daranno un errore. E al primo errore mi esce nella funzione async perché non ho gestito l'errore sulla wait e il programma è terminato perché nessuno ha gestito il problema. Ma è giusto così perché se c'è un problema e non si può più adoperare il database, quello era un errore di programmazione, va bene. Ok, quindi il dbclose va messo all'interno della funzione async dopo che ho fatto il ciclo, quindi dopo che ho fatto le varie await. Dopo che ho fatto l'ultima await sono sicuro che il db non mi serve più e quindi posso tranquillamente fare dbclose come ho fatto nel codice a sinistra. E poi lo proviamo, se ricordo bene. Quindi le due funzioni async, una await insert one, una await print count, adesso vediamo di andarla a scrivere in maniera che siano asincrone. Quindi con l'interfaccia che abbiamo a disposizione, le SQL 3, quindi con le callback eccetera, vediamo di trasformare in funzioni asincrone che ritornano promise. Prima di fare ciò, due parole sulle librerie a disposizione. Noi abbiamo usato SQLite 3, ma ce ne sono tante. Questa è la versione più di base, che è fondamentalmente quella che abbiamo visto, a cui si passa oltre la query, i parametri, eccetera, è una callback. Questa è l'interfaccia, questa dobbiamo adeguarci se vogliamo usare SQLite 3. Non è l'unica, perché c'è SQLite senza 3, che fondamentalmente funziona con le stesse API della precedente, ma semplicemente ritorna delle promise, quindi le promise ce le fa già da sola e non dobbiamo crearle noi col codice che vedremo tra un istante. Fondamentalmente è un wrapper di SQLite 3. Poi abbiamo anche l'SQLite Async, che è invece un'interfaccia al modulo SQLite 3, quindi diciamo ha sempre è basato su promise. Io direi che se state sull'SQLite 3 va benissimo, scrivete voi con new promise, così controllate bene come viene creata la promise e vi gestite bene come volete. Poi c'è anche Better SQLite 3 che però è sincrona, ovviamente vi sconsiglio di usare questa e non andrà sicuramente bene per l'esame, per la parte server, perché blocca e quindi non è quello che vogliamo, quindi assolutamente non andrà bene e diciamo probabilmente si sarà anche penalizzati se qualcuno vuole usare questa sul server, però diciamo per fare qualche esperimento, tanto per provare un'API sincrona che quindi non ha bisogno di promise, non ha bisogno di callback eccetera, si può provare con questa. Dicono che sia più veloce, beh, certamente le cose sincrone spesso sono più veloci, però chiaramente se abbiamo a che fare con tanti dati non è sicuramente la soluzione. È giusto per provare un'interfaccia sincrona, giusto per non essere comunque tarati che qualsiasi cosa tocchiamo dobbiamo creare una promise o una sync. Quindi andiamo a vedere come implementare queste funzioni, in cui fondamentalmente faremo una sola cosa, come abbiamo visto stamattina, return new promise, resolve reject e poi dentro scriviamo il nostro codice. Quindi scriveremo il codice dell'interfaccia, secondo l'interfaccia SQLite 3 prevede db.metodo, no? Run piuttosto che altro, e quello andiamo a fare. E andremo a chiamare resolve reject secondo di cosa è successo. Quindi questo è il codice in cui avete solito all'inizio il require, il db, si apre il db e poi insert e print sono stati fatti sotto forma di promise. DB run, la stessa espressione che abbiamo scritto prima, abbiamo cambiato cosa c'è scritto nella callback. If r, reject r anziché throw. Abbiamo potuto fare anche throw, non cambiava niente, però insomma va bene
in reject, visto che ce l'abbiamo a disposizione, no? E poi se invece abbiamo un risultato, come c'è nella select mentre non c'è nell'insert, ovviamente vogliamo restituire row 0 tot e lo restituiremo sotto forma di resolve. Sopra c'è resolve done che non serve a niente, ma sotto c'è resolve row 0 tot alla linea 24. Quindi stessa query, non ci sono parametri, no punti interrogativi, no parametri, callback. Errors, perché così vuole l'interfaccia di SQLite3, vuole una callback. Quello che cambia è cosa c'è nella callback. Di nuovo, if error, reject error. Reject prima non ce l'avevamo, quindi avevamo delegato a qualcun altro semplicemente facendo un throw. Invece sotto restituiamo, stampiamo e restituiamo. Ecco, stampare forse non è la cosa ideale. Nel senso che se abbiamo fatto una funzione asincrona, ritorna una promise e lasciamo fare a chi chiama decidere che cosa fare, no? Qui vabbè, alla fine sapevamo che volevamo stampare, ma la cosa migliore sarebbe fare la resolve e lasciare che chi risolve faccia, e quindi stampa o fa quello che vuole del suo risultato. Quindi dicevamo, facciamo console log, ma voglio dire, tendenzialmente da evitare, perché se no non ci serve una funzione, no? Cioè, se facciamo già dentro la funzione quello che ci interessa, inutile scrivere la print count. Print count sì, diciamo può essere utile perché poi mettiamo la wait, attendiamo come si dice, che sia eseguita, quindi che la promise sia risolta, però diciamo, visto che la wait ha comunque la possibilità di ritornarci un valore, potremmo far ritornare il valore appunto tot, no? Dalla wait, visto che già lo fa, resolve rows 0 tot, no? Esattamente quello, e quindi togliere il console log e farcelo nella funzione nel sotto. Quindi portarlo sotto e fare il console log tot e quindi farlo funzionare in questa maniera. Quindi abbiamo trasformato e adesso andremo a provare questo codice. Con il DB close ovviamente al punto giusto, cioè nel punto in cui riteniamo che sia corretto, cioè quindi dopo le varie await delle varie query che indicano che c'è stata chiamata la callback, quindi è stato chiamato reject o resolve, il codice ha terminato tutte le query, quindi possiamo chiudere il database. Quindi come vedete funziona e in tot c'è il valore che andiamo a stampare. E come vedete qui sono tutti ordinati correttamente, non è che c'è il salto, la duplicazione, eccetera, come avevamo visto negli esempi stamattina. Perché? Perché prima c'è l'insert, poi c'è la print e si aspetta la insert prima di procedere con la print e così via. DB close, ecco, se facciamo la prova, lo mettiamo qui sotto, cosa succede? Succede che non possiamo fare nulla perché il main ci restituisce immediatamente la promise che è in stato pending, va bene, perché dove è questa promise? È implicita, è quella della funzione async, della linea 30. E poi noi chiudiamo il DB e quindi non appena qualcuno va a lavorare sul DB e quindi dentro la insert one si va a fare cos'era, DB oh, no. Adesso non ricordo il nome della funzione, comunque DB run, mi sembra, perché non è insert e non si può fare perché DB ci dice il database è chiuso, non puoi fare operazioni. Quindi ci lancia un'eccezione che noi non abbiamo gestito, non abbiamo messo try catch, quindi arriva fino allo scope di livello globale e ce lo scrivono in console. E si blocca il programma. Mettendo invece a posto appunto il DB close. Ovviamente invece funzionerà. Se
se noi avessimo poi voluto gestire questo problema, anzi, scusate, se noi diciamo volessimo tenere il DB close fuori dalla funzione main, come faremmo? C'è qualcuno che suggerisce then DB close. Non va. Non va perché? Perché non va? Perché non va DB close scritto in questa maniera, nella then? Una volta che la promise è risolta, dovrebbe funzionare. Quindi, await, DB close. Qui c'è un vostro collega che mi dà un suggerimento. Abbiamo detto, ecco, bravi, perché ci siamo, mi sono ricordato di dirvi una cosa importante. Cioè, questo è un errore tipico, che purtroppo è capitato anche a me. Così in un attimo bisogna passare una callback, non si può passare, non si può chiamare la funzione. Io scrivo DB close, chiamo la funzione. Se scrivo aperta tonda freccia DB close, passo una callback, perché quel valore lì è una funzione, non è una chiamata. Invece DB close la chiama immediatamente. Main aperta chiusa tonda punto then viene eseguito immediatamente il punto then, perché il main ritorna immediatamente la promise in stato pending, e il then aggancia semplicemente la callback passata come parametro a quando si risolverà la promise in stato fulfilled. Se io però ci scrivo dentro DB close, la DB close viene eseguita immediatamente. Qui avevo dimenticato di salvare, ma viene eseguita immediatamente e si prende il valore di ritorno e che non è una funzione, no? E quindi non serve a niente. Allora devo ricordarmi di mettere aperta e chiusa tonda freccia per creare una funzione che in questo caso prenderebbe come parametro il valore di ritorno della sync function main, che non c'è, quindi sarà undefined. Però non mi serve, quindi non lo metto, semplicemente faccio il codice DB close. Quindi, punto, prenderebbe come valore di ritorno qualsiasi cosa ritorna la sync function main. Quindi, non so, log x, e però a questo punto vedrete undefined, che è il valore di ritorno di default delle funzioni che non hanno un return. Se io ci scrivo return, undefined ovviamente funzionerà uguale, ma cioè, per scrivere così posso anche non scriverlo. Voglio però scrivere qualcos'altro, potrò farlo. E mi verrà agganciato nel then. Quindi return tutto ok. Ovviamente verrà fuori il mio tutto ok, che viene agganciato nel then come parametro. Quindi passa nel then perché? Perché c'è la promise implicita creata dalla funzione async cui valore viene passato alla callback inserita in then. Se ci fosse stato un errore, metto catch e poi dentro metto una callback che è in grado di gestire l'errore. E questa mi prende anche i vari problemi che possono verificarsi sulle await. Perché lanciano un'eccezione che viene trasformata in una promise rejected dalla funzione async automaticamente, quindi io posso agganciarlo col catch. Quindi prendiamo questo esempio, queries promises che ho leggermente modificato, esempio con la wait, col db. Qui bisogna poi fare push. E così ce l'avete a disposizione. Ovviamente posso anche decidere di gestire diversamente l'errore. Se non voglio mettere il catch là sotto, posso mettere il try dentro la funzione async function main. Quindi,
Dipende da cosa voglio fare e da come voglio organizzare il codice. In laboratorio, mi raccomando, avrete la necessità di trasformare l'esercizio degli exam in cui c'erano le varie funzioni add, di ricerca e così via, in qualcosa che usa le informazioni memorizzate nel database lo dovrete fare creando dei metodi che ritornano delle promise, perché le operazioni sul database sono asincrone e vogliamo fare questa prova per in pratica ciclici con le promises, e poi perché così abbiamo già fondamentalmente pronta la parte server della nostra applicazione, perché nel momento in cui siamo in grado di operare sul database in maniera sincrona abbiamo già fatto una buona parte, dobbiamo poi solo mettere un pezzettino che serve a gestire le richieste HTTP e indirizzarle alle funzioni corrette, però fondamentalmente abbiamo quasi messo sul primo server web. Quindi questo è quanto ci sarà da fare nel laboratorio. Mi raccomando appunto di fare pratica con questi aspetti. Ecco, metterò a disposizione per la prossima volta in cui inizieremo a parlare di web, quindi di pagine web, come funziona il browser, eccetera, delle pilloline. Già fatte, quindi dei piccoli tutorial da leggere, massimo 30-60 minuti massimo, in cui rileggete, ripassate delle cose che dovreste già sapere, comunque riprendiamo lezione, quello che dobbiamo vedere. Grazie, attenzione.